16:17 del Vangelo di Giovanni, e anche questa sera ci accompagnerà questo brano. Inizieremo il capitolo 16 dai versetti 1-15. Sapete che, come tutti i mesi, avremo un momento di riflessione questa sera e poi invece la ripresa nei gruppi del Vangelo. E con una novità che è questa: anziché il gruppo del Vangelo farlo come previsto il 25 di febbraio, lo faremo il 4 marzo, perché nel mese di marzo non ci sarà il ritmo della catechesi degli adulti, perché avremo un programma tutto particolare per il tempo della Quaresima, con i dialoghi nella città. E perché il 25 marzo ci sarà uno spettacolo molto bello su Perlasca in Sala Argenzia, e allora per favorire la partecipazione a questo spettacolo spostiamo i gruppi del Vangelo al 4 marzo. E quindi sarà quella la sede in cui poter dialogare su questa pagina. Il testo lo avete davanti, come riflessione riprenderò anche alcune delle cose scritte, ma ne dirò un po' anche di diverse, e poi potrete voi rileggere a casa le cose che trovate sul foglio. Vi ho diviso già la pagina del testo in tre parti, così che diventa più facile anche la comprensione. Allora lo leggiamo, poi cercherò di dare alcune indicazioni per poterlo comprendere. Concluderemo lasciando un breve momento di silenzio e di preghiera su questa pagina, su cui poi lavorare personalmente a casa. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordate che ve ne ho parlato. Non ve le ho dette dal principio perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. Ebbene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Vedete tre parti. Una prima parte tratta del tema del non scandalizzarsi di fronte alle persecuzioni. La seconda parte tratta del dono dello Spirito. Ebbene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il Consolatore. E dice cosa fa lo Spirito Consolatore. E la terza parte parla dello Spirito che guida la verità tutta intera. Vediamo allora queste tre parti. Il contesto è quello che conosciamo.
i discorsi di addio di Gesù ai suoi. All'interno di questo contesto, Gesù incomincia a raccontare quello che accadrà dopo la sua partenza. Gesù in fondo sta spiegando come andranno le cose dopo di lui e sta spiegando anche come ci dovranno confrontare, come dovranno affrontare il mondo. Non parla per spaventare i discepoli, ma per prepararli, per indicare loro la via dentro la cui devono stare. E descrive così il tempo che li aspetta. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Diranno di voi il peggio, vi faranno tutto il male, vi indicheranno come nemici della società, dei suoi valori fondanti. Gesù preannuncia queste persecuzioni. Il tempo dopo la sua venuta è segnato dalla realtà della persecuzione. Ma potremmo dire che ogni tempo della Chiesa è segnato dalla persecuzione. Si dice appunto che l'epoca dei martiri non è ancora finita. Ogni anno sono decine, per non dire centinaia, i cristiani che vengono uccisi in nome della loro fede. Sono centinaia i cristiani che vengono ammazzati. Ma non soltanto di morte cruenta, si è scacciati dalle sinagoghe, anche intese come luoghi significativi dell'esperienza della vita. Mi viene in mente una delle candidate a diventare Presidente della Repubblica, che è stata scartata da una parte politica perché aveva preso posizione nel passato contro l'aborto. E se sei fedele a certi valori, vieni scacciato dalle sinagoghe. Bisogna giustificarsi. Bisogna giustificarsi. Essere cristiano non è di moda. Essere cristiano corre il rischio dell'emarginazione. Un paio d'anni fa una politica di un grosso partito italiano aveva preso posizione anche lei a favore della vita contro alcune scelte etiche ed è stata espulsa dal partito. Hai diritto di stare con noi. L'essere cristiani fa appunto vivere anche l'esperienza di un'emarginazione, se non proprio l'esperienza di una persecuzione. Ma anche si sottolinea un aspetto interessante perché dice: chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Non c'è niente di peggio della morte data in nome di Dio. Abbiamo dovuto aspettare fino alla Rivoluzione francese per trovare un momento in cui la morte non fosse data in nome di Dio, ma in nome della ragione, del potere, del tornaconto. E tutte le volte che gli uomini si danno la morte nel nome di Dio,
sono tremendi, pensiamo tutti i fondamentalismi, islamico, indù, in India, il nostro Don Olwin, ufficialmente morto per Covid, ha lasciato anche lui le penne per il fondamentalismo indù. Dare la morte in nome di Dio. Giovanni Paolo II nel 2000 era intervenuto in maniera molto forte, chiedendo scusa per tutte le volte che la Chiesa ha dato la morte in nome di Dio, dalle crociate all'Inquisizione. Papa Francesco è riuscito proprio il 4 febbraio di 2 anni fa a ritrovare un'unità col grande imam dell'Università del Cairo, proprio per stabilire e per sancire insieme un patto in cui si dice che non si può dar la morte in nome di Dio. Vedete, la storia mondana è sempre scritta dall'ultimo vincitore ed è sempre un'apologia di reato, perché giustifica il violento che è riuscito a imporsi sugli altri. Così si scrive la storia, nei libri di storia. Dio invece scrive la storia dando voce alle vittime della violenza. Perché per Dio la storia non è il trionfo del male, ma la vittoria del bene che vince il male amando gratuitamente. E la Bibbia dà ragione a quelli che la storia ritiene che abbiano torto. I poveri non sono cattivi, il ricco non è buono. E dietro a questo c'è anche tutto il tema dello scandalo, della sofferenza del giusto. Il giusto che vive bene e subisce il male. Quante volte anche noi rimaniamo scandalizzati di fronte alla sofferenza del giusto, chiedendo per lui giustizia, chiedendo per lui la possibilità di una retribuzione per il bene che fa. Ebbene, dentro questo contesto noi dobbiamo leggere questa pagina. Dentro questo contesto di persecuzione, questo contesto di scandalo per il giusto che soffre, Gesù dice questa pagina. E ci sorge spontanea una domanda, ma l'essere cristiano suscita inevitabilmente tutto questo? Ora, io credo che Gesù non stia dicendo che uno è cristiano solo se suscita contro di sé la peggiore ostilità, ma sta dicendo che uno può rimanere cristiano anche se queste cose dovessero accadere, perché nemmeno Gesù ha cercato la morte, ma l'ha affrontata continuando a fidarsi di Dio. Ecco allora che Gesù ci chiede di non scandalizzarci, di non trovare inciampo per la nostra fede di fronte alle fatiche, fatiche esteriori, ma anche le fatiche interiori che possiamo avere. E ci dice qual è la causa di tutto questo. Dice, vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Detto altrimenti, l'origine del male è l'ignoranza
del fatto che siamo tutti fratelli. È l'ignoranza del fatto che siamo tutti figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi. Quando manca questa coscienza, quando manca questa conoscenza della fraternità universale, allora si può dare la morte in nome di Dio. Allora uccidi tuo fratello, come Abele, Caino. Perché non lo tratti più come tuo fratello. Sono forse io il custode di mio fratello. È l'origine del male. È nell'assenza della comprensione dell'amore. La pace si costruisce soltanto a partire da una scelta d'amore di una fraternità, riconsiderata, ricompresa nella sua forma universale. Altrimenti, se la fraternità è soltanto dei miei, di quelli che la pensano come me, di quelli che votano il mio partito, di quelli che la ragionano come ragiono io, allora inevitabilmente, per forza di cose, susciterà nemici, lotte, uccisioni in nome di Dio. Solo se la fraternità ha una dimensione universale, perché figli tutti, tutti, di un unico Padre, ci sarà la possibilità che tutto questo non accada. Seconda parte. Gesù dice, ora vado da colui che mi ha mandato. Notate che Gesù non parla mai esplicitamente della sua morte in termini di morire, ma sempre nel termine di un andare al Padre. Io vado, è bene per voi che io me ne vada, se non me ne vado, quando sarò andato. Per lui la morte è sempre un rincontrarsi nella comunione d'amore con il Padre. Questo è il morire per Gesù. È rientrare nella comunione col Padre, è rivivere l'esperienza profonda della comunione col Padre. Ora, questo è il dove vai, è la comunione col Padre. Ma la cosa che colpisce è questa. Ora vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. È molto forte l'espressione. È bene per voi che io me ne vada. Perché è bene per noi che Gesù se ne vada? Perché è un bene per noi che Gesù se ne sia andato? Perché, dice Gesù, è meglio che io non sia ancora in mezzo a voi, come in quei 30 anni. Mi pare che potremmo rispondere così a partire dal testo. Perché? Perché prima era con noi. Adesso invece è in noi. Questo mi sembra il punto centrale della pagina di oggi. Durante i suoi 30 anni di vita, i discepoli erano con Gesù. Ma dopo la sua partenza, con il dono dello Spirito, fanno l'esperienza di Gesù che è in loro. Non è semplicemente uno stare con, è l'esperienza dell'inabitazione di Dio in noi. Questa, dice Gesù, è la cosa grande che accade dopo, che potremmo dire anche una riedizione di quel rimanere della vita dei tralci per tanti aspetti.
In questo senso il suo andarsene non è un fallimento, ma è il compimento di quell'inizio di comunione che Gesù ha portato sulla terra. Quella comunione piena. In fondo la Chiesa è chiamata a testimoniare questo. È testimoniata a chiamare, a testimoniare l'amore da cui viene e verso cui va, che è questa unità. Vedete, avere Gesù accanto era un'esperienza straordinaria, è un'esperienza non più replicabile, che i discepoli hanno vissuto nel loro tempo. Ma accogliere in noi lo Spirito è un'esperienza totalmente nuova. Perché questa esperienza ci fa non essere più servi nella casa del Padre, ma figli. Perché lo Spirito vi rende figli. Lo Spirito fa di noi il tempio di Dio. Non sapete che voi siete tempio di Dio nel vostro corpo, nella vostra umanità. Siete tempio di Dio, presenza di Dio. È in noi. È in noi. Questo è quello che Gesù ci sta dicendo, come l'elemento decisivo, il passaggio nuovo, che, ripeto, era un po' già dentro nella parabola della vite dei tralci, ma lo approfondisce molto di più in questa fase, dicendo appunto di questa inabitazione in noi per opera dello Spirito. E non è più il mondo luogo della sua presenza, ma in noi il Signore si fa presente. Nel profondo di te tu trovi Dio. In te inabita lo Spirito. E si parla dello Spirito come il consolatore. Paraclito sarebbe la parola, che di per sé vorrebbe dire avvocato difensore. Lo Spirito è Dio che si fa accanto, che sostiene, che difende, che assume su di sé la nostra causa. È colui che opera attraverso e dopo la Pasqua di Gesù. Il dono della croce e della Pasqua è il dono dello Spirito. Ricevete in voi lo Spirito Santo. Questa è la prima parola che Gesù dice da risorto. Ricevete in voi lo Spirito. È il dono di Dio. E Gesù ci dice che ci sono tre azioni dello Spirito, più una che vedremo nella terza parte. Dice appunto queste frasi apparentemente oscure, che dice: convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Proviamo a tradurle queste espressioni, tradurrei così. Primo, che lo Spirito dimostra la colpa del mondo, cioè fa comprendere che il male è male, che il male è male. Ci fa comprendere dove sta l'origine del male, che è appunto il non accogliere l'amore di Dio per i suoi figli, il non vivere nell'amore di Dio. Questa è la prima azione dello Spirito in noi, farci sentire il male, come qualcosa di non desiderabile, di non desiderabile. Quando lo Spirito inabita in noi, noi non desideriamo più il male. Secondo, lo Spirito dimostra ciò che è giusto, cioè comprendere la volontà di Dio, la sua giustizia, il modo che Dio ha di regnare
fa comprendere che la giustizia di Dio, il regno di Dio, si dà sulla croce, si dà nel segno dell'amore, si dà nel dono di sé, nello svuotamento di sé per amore. Questa è la giustizia di Dio, questa è la volontà di Dio, che continuamente possiamo rivivere e fare nostra nella nostra esistenza, dentro la nostra esperienza. E terzo, mostra che il peccato è la via della morte, mentre l'amore di Dio è la via della vita. Che quando noi aderiamo al male, anziché alla giustizia di Dio, noi facciamo un'esperienza di morte. Ora, queste parole le ritroviamo nella nostra esperienza quotidiana. Non è forse vero, per esempio, che tutte le volte che commettiamo un peccato, noi ci sentiamo male, non siamo contenti, sentiamo che non siamo a posto, proviamo l'amarezza. Ma chi ce la dà questa cosa, se non quello spirito che è in noi? Non è forse vero che quando diciamo che cosa desideriamo, non raccontiamo un desiderio di male, ma sempre soltanto un desiderio di bene? Non è forse vero che quando facciamo qualcosa capiamo subito se è bene o male quello che stiamo facendo? Lo percepiamo immediatamente, che se rubo qualcosa ho fatto qualcosa che non va bene. Questa azione dello spirito la sperimentiamo nella nostra vita. Già ne facciamo esperienza di questa inabitazione dello spirito in noi. Solo che a volte non riconosciamo che è Lui in noi che ci dà tutto questo. Perché quel rimorso che senti, quel disgusto che senti nei confronti del male che hai commesso, è azione e opera dello Spirito Santo in te. E quella gioia che provi nell'aver vissuto, per esempio, un gesto d'amore, di carità, quella gioia è l'azione dello Spirito in te. Mi raccontava una signora, era andata a comprare degli oggetti in un negozio, l'avevano trattata male e si sentiva arrabbiato, dice: non ci vado più in quel negozio. Poi dice che avevamo vissuto appunto questi incontri, dice: ma abbiamo sempre parlato dell'amore, dell'amore verso tutti, ora sono tornato, ho fatto dei dolcetti, li ho portati alle commesse del negozio, cioè, erano felici. E dice: ma io mi sono sentita libera in quel momento, quando ho risposto con l'amore alla cattiveria, comunque alla villania in cui era stata trattata. Allora lo spirito smaschera il male, mette nel cuore il desiderio del bene, e ci dà, se lo ascoltiamo, la possibilità di compiere il bene. Vedete, il demonio è ciò che ci fa credere, desiderare di essere come Dio, e ci fa credere che l'essere come Dio sia l'egoistico apparire, il possedere, il potere, il godere. Ricordate il racconto dell'origine del serpente: mangiate, così diventerete come Dio. E ogni desiderio di potere, di possesso, di egoismo, racconta il nostro voler essere come Dio. Ma lo Spirito ci mostra invece che l'essere come Dio è l'amore. Perché Dio è amore. Lui ci vuole come sé, ci vuole far diventare come sé, come Dio, ma esattamente nella logica di un amore simile al suo, perché in questo sta la nostra dignità di figli, nell'amare come lui, nell'amare come lui. Lo spirito in noi
opera questo. Lo Spirito in noi ci fa comprendere questa verità, che il mondo non comprende, perché lo spirito del mondo, il principe di questo mondo, segue un'altra logica, un'altra dinamica, che non è quella della comunione e dell'amore di Dio. Terza parte. Si dice di una quarta azione dello Spirito. Dice, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità tutta intera. Ora, la verità su Dio come mistero di comunione, di unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, è la possibilità di entrare, di percepire, di intuire qualcosa di questo mistero d'amore. Ma la verità anche dentro i fatti della vita, di comprendere che cosa devo fare, come mi devo muovere, come posso orientare i miei passi. La verità del comprendere appunto la sua volontà. E ci dice anche una cosa strana, perché dice ci sono altre cose ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. E potremmo dire così, come dicono i sinottici, a ciascun giorno basta la sua pena, cioè oggi vi è data la grazia per affrontare la pena e il dolore di oggi. Non la pena e il dolore di domani. Ciò che ci schiaccia tante volte è il pensiero di quello che accadrà domani. Ma lo Spirito ci dà la forza, la verità, per vivere la fatica e la pena dell'oggi. Se tu pensi e fai tuo il dolore oggi di quando non ci sarà più tuo marito o tua moglie, non hai la forza di sopportarlo questo dolore. E magari per oggi hai la forza di sopportare la sua malattia. A noi ci è dato la forza dell'oggi. In questo tempo non del domani, lo Spirito respira in noi per il giudizio, il discernimento, la scelta, ci dà la forza necessaria, la pazienza, il perdono, la speranza, che ci rendono vivi in Dio. Ci dà quella verità che rende feconda tutta la vita. In altre parole, lo Spirito ci fa entrare già da qua giù, già da adesso, nella relazione tra il Padre e il Figlio, ci fa entrare nella comunione con Dio, ci fa entrare nel mistero di Dio. È importante questo. Ricordo, ero alla Giornata Mondiale della Gioventù a Denver, 1993, mi sembra, se non ricordo male, forse 96, e dormivamo in una stock house, un posto in cui si ammazzano gli animali, eravamo ammassati, in quella stock house eravamo più di 7.000 giovani. E era venuto a trovarci il vicario generale della diocesi, che era allora Monsignor Corti, poi vescovo di Novara e cardinale. E lo conoscevo perché è stato il mio rettore. Eravamo lì nel caos di quel momento. A un certo punto lui mi prende in disparte e mi dice, lo ricordo come se fosse oggi, vedi,
È importante fare le cose per Dio, ma non è sufficiente. È importante fare le cose con Dio, ma non è sufficiente. Ciò che conta è vivere in Dio. Io un momento mi ricordo che ho detto, ah sì sì certo eccellenza, ma non è che l'avessi capito molto sta roba qua. Più passa il tempo, più intuisco che stava dicendo qualcosa di profondamente grande, profondamente vero, che è questa cosa qui, che è questa cosa qui, l'essere in Dio. Dentro le fatiche, dentro le difficoltà, dentro le persecuzioni, dentro quello scandalo del giusto che soffre, viverlo in Dio è ciò che fa la differenza, è ciò che fa la differenza nell'esperienza della nostra vita, è ciò che cambia la nostra vita. Qui, ci dice oggi Gesù, è il punto decisivo del tuo vivere da discepolo di Gesù. Qui è il punto decisivo. Perché ti consente appunto, nelle circostanze tristi, nelle circostanze lieti, nei dubbi, nelle fatiche, di stare in piedi, di reggere. Perché se non stai in Dio, rischi di crollare. Perché anche se fai le cose per Dio, ma non sei in Dio, prima o poi dici, ma basta. Oppure rischi di farle per te, in nome di Dio. Quante volte facciamo del bene quasi per costruirci anche una statua, che non ci faranno mai nelle piazze d'Italia noi la statua, però quando faccio quella roba lì fatta bene, mi sono fatto la mia statua. Ma se sei in Dio non ti fai nessuna statua. Entri in un'altra logica, in un'altra logica. Ora tutti sappiamo quanto abbiamo bisogno di questo. In quelle fatiche, in quei dolori che la vita ci mette davanti. Quanto abbiamo bisogno di questa parola. Di lasciare agire in noi lo spirito di essere in Dio. Concludo. Questa pagina ci dice che non dobbiamo avere paura. Perché lo Spirito ci sostiene, lo Spirito ci dà la forza, ci indica la strada. È lo Spirito che ha la vita di Dio in me. Allora la domanda prima che vorrei farvi è questa, ma nei momenti importanti, nei momenti decisivi, io ricorro allo Spirito Santo? Oppure sono abituato a pensare che nella vita me la devo cavare da solo? Non faccio alcun conto di Dio, me la cavo da solo. Non lo vivo con Lui in me. Non lo vivo dentro di Lui, quel peso e quella fatica. E allora ogni fatica ci angoscia, ci mette ansia. C'è una domanda che potremmo farci e dire al Signore, qual è la mia fatica più dura? Mettere in Dio
più dura. Non esserne soli dentro questa cosa. Metterla in lui. Quei pensieri sul domani che mi tolgono il respiro, che mi schiacciano, che sento insopportabili, le fatiche insostenibili, che sono le cose future, ma anche dentro a questo presente. Ecco, sentire appunto, dopo aver detto a Gesù qual è la mia fatica, il mio peso, provate con calma a rileggere questa pagina del Vangelo. Provate a rileggerla dopo aver detto nella verità, a Dio, la vostra fatica più grossa, a rileggere questa pagina. La scoprirete totalmente nuova. La scoprirete una pagina di grande consolazione, una pagina di grande pace. È quello allora che vogliamo fare in questi 5 minuti di silenzio, questa cosa qua. Dire al Signore la nostra fatica più dura e poi rileggere con calma il testo del Vangelo che abbiamo meditato.